Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video del nuovo progetto smaltimento make-up. Vi lascio il link del vecchio progetto smaltimento make-up nelle schede e giù nell'info box. Prima di partire vi ricordo che fino al 10 di gennaio ho aperto il giveaway qua sul mio canale YouTube, vi lascio il link di quel video, e nel mio profilo Instagram ho aperto un ulteriore giveaway che sarà aperto fino al 15 di gennaio. Ma adesso partiamo. Allora, ho deciso di fare questo progetto smaltimento make-up un pochino diverso, un po' per cambiare i prodotti che avevo da una vita nell'altro progetto smaltimento e un po' perché mi andava di spronarmi a finire ancora più cose, quindi ho deciso di provare a finire 20 prodotti nel 2020. Guardiamo se ci riusciamo, quindi in questo video vi faccio vedere questi 20 prodotti che ho scelto. Ovviamente se riuscirò a finire durante l'anno dei prodotti make-up al di fuori di questo progetto conteranno comunque come un pezzo make-up dei 20, perché comunque finire il make-up è un po', per quanto mi riguarda, difficile, quindi i prodotti ufficiali sono questi, se però ne dovessi finire altri valgono comunque nei 20. Non so se mi sono spiegata, spero di sì. Allora, parto con il fondotinta di Essence Fresh and Fit nella colorazione 30. Adoro questo fondotinta, mi piace da morire, è l'unico che non si ossida sulla mia pelle, l'unico. Tutti gli altri che ho, per quanto siano dei fondotinta magnifici, mi si ossidano in una maniera incredibile oppure divento arancione come un Oompa Loompa. Questo è l'unico che non lo fa e l'hanno anche tolto dal commercio, quindi niente, ciao. Ne ho un altro di scorta, però mi dispiace un sacco finirlo, però voglio finirlo. Tra l'altro credo di essere abbastanza a buon punto, quindi il primo prodotto è questo. Abbiamo ancora, oh mio Dio, questo veramente è una sfida personale, voglio tenerlo, il blush di Wet n Wild, che adesso sto odiando. Ho anche in questo momento, mi si è spatafasciato tutto, questo è quello che ne rimane, non riesco veramente a finirlo. Non ne posso più, ma voglio finirlo, veramente. Non voglio utilizzare nessun altro blush a parte lui perché voglio toglierlo di mezzo. Poi inserisco, che era sempre nell'altro progetto smaltimento, questa terra della Yves Rocher, perché questa ce l'ho da tanto e voglio eliminarla. La profumazione è sempre buonissima, quindi niente, la tengo anche se è molto vecchia. Il Pau, vabbè, ciao, passato da anni. Però voglio finirla, quindi ho reinserito nuovamente questa. Poi, per quanto riguarda i mascara vari, allora, uno è sempre nel progetto vecchio, ed è il Pupa Vamp, che è un po' agli sgoccioli, quindi ho voluto inserire altre cosine oltre a lui. Mi piace, ma mi si sporca tutta la confezione. L'altro mascara che voglio inserire è questo qua di Ean, della linea Luxury, che a me piace molto soprattutto perché ha uno scovolino in silicone. Io amo di più quello in setola, però questo scovolino in silicone è abbastanza duretto e mi aiuta a pettinare molto bene le ciglia. Io in genere lo utilizzo sopra altri mascara perché questo riesce veramente a pettinarle molto bene. L'unica cosa, bisogna non andare troppo vicine alla palpebra perché buca, però è un mascara che a me piace tanto e dura anche molto. E poi voglio inserire di Essence il Booster Volume, questo qua, che è un primer, che a me piace tantissimo e mi modifica tutti gli altri mascara, diventano bellissimi con questo, e il Force Bidden Volume, che è il Top Coat. Anche questo qua mi piace un sacco, ne ho anche un altro da aprire, questo ha le fibre, e è molto molto buono, non lo fanno più purtroppo, però ne ho un altro di scorta e quindi voglio terminare questo qua. Per quanto riguarda gli ombretti, allora, inserisco nuovamente il Kiko, il Long Lasting Stick nella colorazione 21, che comunque mi piace, che io ne utilizzo poco per volta e quindi si consuma con molta fatica, ma ne ho utilizzato un bel po' e mi piace moltissimo. Non so se questo lo fanno ancora, sinceramente, io da Kiko non vado mai. E poi voglio inserire questo ombretto della collezione Mary Berry di Essence, il numero 01, che è quello che indosso adesso e mi piace molto. Io puccio il dito e faccio così, ecco come lo applico.
però mi piace molto, un colorino chiaro, e niente, voglio finirlo entro la fine di questo nuovo anno. Sempre per quanto riguarda gli occhi, la matita di Benecos, quella nera, che ho reinserito nuovamente perché è biologica e voglio finirla, mi piace tantissimo, ne è rimasta poca però voglio finirla. E poi voglio inserire questa qua che ormai è tutta cancellata, che è la matita nera di Astra, che mi piace tantissimo. Si sfuma, che è una meraviglia, però è molto nero, un nero molto intenso, e mi piace tantissimo. Questa vorrei finirla perché anche questa è un po' vecchiotta. Per quanto riguarda invece le labbra, ho un pochino di prodotti. Allora, diciamo che ho due prodotti che sono nuovi. Uno è la matita cerosa della Yves Rocher, che serve a contornare le labbra. È un prodotto che mi scordo di avere e di utilizzare, quindi voglio metterla nel cestino del progetto smaltimento in modo da utilizzarla, averla sott'occhio e utilizzarla. Altro prodotto nuovo che inserisco è questo rossetto di Kate Moss. Il colore è il numero 05, è un rossetto che mi era stato regalato, a me piace tantissimo questo colore, non ce n'è tanto e quindi vorrei smaltirlo entro la fine dell'anno. E poi ci sono dei prodotti che sono del vecchio progetto smaltimento. Uno è il Nabla Ombre Rose, che avevo inserito nell'ultimo video aggiornamento, anche di questo ce n'è poco, mi piace moltissimo e voglio terminarlo anche se mi dispiacerà un sacco. Poi voglio terminare queste due maledette ormai matite di Neve Cosmetics, che sono vino e sfilata. Sfilata ce n'è veramente poco, ma mi è venuto a noia, ma voglio finirle. Poi il rossetto della Avril, che è il mio adorato, a me piace un sacco, anche di questo non ce n'è tanto e voglio portarlo a termine. E il rossetto di Neobio, anche questo ce l'ho da una vita, lo 01, però devo dire che ne ho consumato tantissimo, è un rosso stupendo, a me piace tanto e questo è quello che ne rimane, quindi voglio finire anche questo rossetto che è bellissimo. Ultimi due prodotti, una è la matita di Lavera per il contorno delle labbra, che è diventato praticamente un mozzicone, quindi voglio terminarla, mi piace tantissimo e vorrei riacquistarla una volta finita. Ed infine il correttore della Puro Bio, il numero 18 nella matita, che anche questo mi piace molto, la sto ritirando fuori ultimamente e vorrei terminarla entro la fine dell'anno. Quindi questi sono i progetti che ho inserito nel nuovo progetto 20 nel 2020. Fatemi sapere se anche voi aderite a qualche progetto smaltimento make-up, se anche voi fate video linkatelo tra i commenti, che così passo a dare un'occhiata. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale, in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!